consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollaro USA quota 1,1839 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1935. L'inflazione dell'eurozona frena bruscamente ad agosto, con il dato tendenziale che indica una decelerazione a meno 0,2%. Il biglietto verde sale ancora nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA yen quota 106,36, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 106,58. È volata la produzione delle fabbriche giapponesi a luglio, che è salita dell'8%, sopra delle attese degli analisti. La sterlina sempre rialzista nei confronti del biglietto verde e scambia quota 1,3276 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,3343 dollari. Nel Regno Unito, i prestiti netti ai privati aumentano di 3,8 miliardi di sterline. L'euro in lieve rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia 125,92, con la nuova area di resistenza vista a 126,21. Consumi G in Giappone a luglio, con le vendite al dettaglio che sono scivolate del 2,8% su base annuale, facendo peggio del consensus.